Ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Silent Hill. Stavolta avevamo fatto un po' di backtracking per recuperare pallottole varie che avevamo lasciato indietro e poi ero entrato nella chiesa e c'era quella donna che ci aveva detto di andare verso l'ospedale. Qui c'è una lavagna, vediamo che c'è scritto. Scritto qualcosa, prodotto disponibile solo nelle aree selezionate di Silent Hill. Il materiale base è composto da White Claudia, una pianta peculiare di questa regione. Prodotto qui? Venditore e produttore sono gli stessi? Cos'è, tipo le erbe di Raccoon City? Proiettile per la carabina li prendiamo. Qui, con quelli della carabina non dovrei essere al massimo, quindi li posso prendere. Quelli della pistola, ma eviterei. Cosa? La telecamera attira la nostra attenzione. Un appunto sulla scrivania. Coronel Seals ha telefonato. È difficile pensare che l'agente Gucci sia stato assassinato. Sembra deceduto di morte naturale. Però i referti medici passati dicono che l'agente Gucci non aveva mai sofferto di disturbi cardiaci. Ok. Non capisco l'utilità di queste informazioni. Prendiamo le pallottole. Tanto poi ci sono quelle all'entrata. Se ci dovessero servire, torniamo a prenderle. Pare che fossero qua, sì, infatti. È chiuso. Niente, quindi ce ne dobbiamo andare di qua. Allora, stando attenti a quegli scimmioni che abbiamo visto l'altra volta, dovremmo farcela dritto per dritto, in teoria. Vediamo. Intanto, visto che siamo ancora all'inizio, ragazzi, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto. Dato che noto che la maggior parte di quelli che guardano i video purtroppo non sono ancora iscritti, ed è un gran peccato se volete vedermi assalito dagli scimmioni di Silent Hill, non dovrete far altro che appunto iscrivervi al canale. Poi vorrei raggiungere insomma i 600 iscritti entro la fine dell'anno. Cazzo, qualcuno ha sparato? Ho sentito rumore. No, mi avete. Cane, cane! Affanculo! L'ho evitato a culo proprio. Siamo allo spe. Come non ho la cartina? Mi potevi usare anche quella di fuori, cioè. Posso solo capire. Cazzo! C'è qualcuno che spara. Qua si può salvare. Sì, facciamo un salvataggio, va. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a capire da dove provenivano quegli spari. Il telefono nell'elenco abbonati, non serve esaminarlo. Va bene. Dice lei. La porta qui. Serratura incastrata, questa porta non può essere aperta. E allora, andiamo di qua. Salve. Che cavolo. No, pistola. Esci, esci. Oh, brutto. Rimani lì. E poi che cavolo era quella cosa per? Hold it. Oh, ok, è impazzito. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Scusate, ma mi bevo un bel tè caldo, fa freddo. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. I don't want to alarm you.
Homer Simpson con Bart. She's here with you. She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Ok. Ma che cavolo aveva sparato? Non capisco cosa ci sia a terra. Ah, tipo il pipistrello, ma è piccolissimo. Che cavolo ci faceva poi qua dentro? Bah, vabbè. Niente di utile. Non c'è niente di particolare. In teoria dovrebbe essere di qua. Quella parte dove c'era la cartina, no? Sì. Vedo un'altra porta, quindi immagino ci sia una stanza, questa stanza in mezzo. Ah, ragazzi, non so se ve l'avevo detto in altre occasioni. Comunque ci stiamo occupando della traduzione di Midsurna Falls. Un gioco sempre per PlayStation 1 largamente ispirato a Twin Peaks. E ovviamente quando sarà pronto ve lo faremo sapere e lo metteremo ovviamente... La cassetta è pronto soccorso, la prendo, sì, il telefono non funziona. Ovviamente ve lo faremo sapere, ve lo renderemo disponibile. Ah, pianta d'ospedale, bene. Lo renderemo gratuitamente disponibile. No, stavo notando che ho preso la mappa e c'è stato tipo un aumento di frame pazzesco. Sembrava andare più liscio per un attimo il gioco. E niente. Lo convertiremo per PSP o lo renderemo disponibile a tutti, ovviamente. Per chi ha la PS Vita, penso che lo potrà applicare la patch tranquillamente. Vi faremo sapere. Un giornale. Un articolo è stato ritagliato. Ok. C'è una lavagna ma non c'è scritto niente. Bene. Ma dove sto andando io? Aspetta. Ah, ok. E di qua si può passare? No, ovviamente no. Castrata, questi sono i bagni, no? Ok. Doctor Office. Doctor Office, che c'è qua? C'è questo fascicolo. La pianta dei sotterranei dell'ospedale, la prendo? Sì. Purtroppo sì. Vedi, c'è un aumento di frame di nuovo. Prendi sta carta, sta cartina. E non ci voglio andare nei sotterranei, che cazzo. Dove si va di qui? Cosa c'è qua? Una chiave. Aspetta, aspetta. La chiave dei sotterranei? Prendo, ok. Ma anche no, non per facile. Cioè, puoi andarti a fare un giro col dottore, magari vedi se tipo da un passaggio. C'è niente di particolare, ok. Qui era dove il dottor House fa le riunioni lì per... con lo staff, per capire la malattia che ha qualcuno, che ha il tizio di turno. Qua dove si... in cucina, ovviamente. Sì. Nada, ho visto però tipo la bevanda energetica per un attimo. Qui che c'è? Bottiglia. Una bottiglia di plastica, la prendo. Va bene. Non so bene il perché, però ok, prendi. Ecco, questo qua ho visto prima. Prendiamolo. Non ne abbiamo mai abbastanza. Dove siamo qua? Rumori. Director Office. Tutte le mensole sono in disordine. Chi l'avrà fatto? Senza il punto interrogativo. Sarà stato Wesker che cercava la diapositiva di Rebecca Chambers come Resident Evil 2. Tutti i libri sono sparpagliati attorno al tavolo. Non c'è niente di speciale. Ok. Una fiala di vetro è rotta per terra. Non sembra caduta da sola. È come se qualcuno l'avesse rotta intenzionalmente. Quel liquido rosso comunque. Strano, sembra boh, sangue.
Non è che devo raccoglierlo? Tipo con la bottiglia che ho appena preso. Lo vede? L'ho preso. Che culo. Quel poco liquido rimasto lo metto dentro la bottiglia di plastica. Cosa sarà questo liquido? Vediamo se si può esaminare. Liquido sconosciuto. Liquido rosso trovato in una fiala rotta nella stanza del direttore dell'ospedale. Questo si fida a raccogliere così le cose per terra. Bene. Ok. Qui dove si va? Down. No, no, aspetta, non scendiamo giù, voglio vedere qui. Questa serratura incastrata. Dai, prendiamoci un M&M's qua, un pacchetto di M&M's. Niente. L'ascensore non sembra funzionare. Cavolo. Che palle. Ogni tanto i vicini fanno rumori o inizia ad abbaiare il cane. Ogni tanto fa anche il verso del cane di Resident Evil 1 e non è un bene. Ho usato la chiave dei sotterranei. Quindi ci devo andare per forza nei sotterranei. Non so se avete presente quel cane. I versi del cane che ci sono nel giardino. Brutta musica, brutta musica. Già suona la radio. Troppo buio per vedere la cartina. Quindi accendi la luce. Generator room. Vediamo che c'è qua. C'è un biglietto. Generatori elettrici di emergenza. La corrente va solo all'ascensore, al pronto soccorso e alla sua operazione. Mi fa piacere. Oddio, che rumore strano fa l'energia elettrica che torna. Di solito non fa sto rumore. Sarà la musica dell'ambiente qua. Allora, non so che mostri ci sono qua, ma non lo voglio sapere proprio. Sono incastrato. Cioè, non rimarrò troppo a lungo qui. Incastrata. Cazzo. Se la tua incastrata. C'è lo scarafaggio là sopra. Via, via, andiamo. Non voglio rimanerci un attimo di più. Allora. Proviamo uno. Ah, piano terra. Ecco, vedi, questa è una cosa che mi confondeva parecchio in Origins, perché qui l'uno è il piano terra. Non è come da noi il primo piano, che già dovrebbe essere un piano rialzato, no? Rispetto al piano terra. Qui cosa c'è qua? È un carrello. Serratura incastrata, questa porta non può essere aperta. Proviamo al terzo piano. Ispezioniamo qua un po' le sedie, vediamo se c'è qualcosa, no? Niente. Serratura incastrata. E dove vado adesso? Forse devo andare al piano terra. Tipo adesso si sarà sbloccata qualche porta. E... quarto piano. Ma non c'era prima il quarto piano? Ma si sarà buggato? Che cazzo? C'è scritto boutique lì, perché? Non ho la cartina di questa zona. Come ho fatto a finire nell'Underworld? Cioè... vabbè. Ma iniziano le cose. No, che è sto rumore? Serratura incastrata. Ah, mettimi la visuale normale.
incastrato. Si apre un cazzo. Minchia, per un attimo mi era sembrato di vedere qualcosa lì, cioè, qua nella inquadratura sulla destra. Gioco leggero, molto leggero. Ma se la dove è incastrata questa porta non può essere aperta. Ma che cazzo è che chiude le porte? Porca puttana, io ho i brividi, 4. Le scale. Ah, quindi sto facendo tipo il giro da sopra. Però qua siamo al terzo. Oddio, che è? Lo squalo. La canzone dello squalo. Quindi qua siamo al terzo piano, tipo, ma dell'underworld, cioè non nel mondo normale. No! No, la dottoressa no! La dottoressa no! 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 Stai dove? Stai lì! Sta lì! Buona, buona, bella, tranquilla! Dove vado qua? Cos'è qua? La piastra della tartaruga, la prendo, sì? Ma qua ho la mappa. Ma sì che ce l'ho la mappa. E però prima di andare di qua magari andrei là verso la room 301. Vediamo quelle stanze, così le escludiamo un pochettino da quelle che dobbiamo visitare. Merda! Porca troia! Ma che cazzo di gioco ho giocato? Ma vaffanculo, ma perché lo sto portando io? Devo portare Fortnite come tutti quanti, così mi becco 3000 iscritti in un attimo portando stronzate piuttosto che giochi belli. Però almeno non mi prendo paura. Devo fare così. Ovviamente scherzo. No, dottoressa no. Preferisco le cosplayer vestite da dottoresse di Silent. Almeno quelle sono tranquille. La gabbia per uccelli è vuota. C'è un cazzo qua. Sta lì tu. Ah, un salvataggio. Ok, adesso salviamo, basta. Per oggi finiamo qua. Televisore. Videoregistratore vecchio ma utilizzabile. Faccio mi vedo le cassette come Resident Evil 7. Proiettili per la carabina li prendo, sì. E niente. Ok. Va bene ragazzi, se volete vedermi ancora in ansia per le dottoresse, che preferirei in versione cosplayer agli eventi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i video che andrò a pubblicare. Se questo video vi è piaciuto, se vi piace vedermi in ansia piuttosto che giocare a Fortnite, mettete un mi piace al video. E niente, noi ci rivediamo nel prossimo.